Allora, l'avventura si chiama Impulsi Vendicativi. Una vecchia conoscenza di nome Thomas Carvey ha richiesto il piacere della vostra presenza a una cena di gala. Tra gli altri invitati c'è anche qualcuno che secondo Carvey starebbe tramando per eliminarlo. Usando la festa come copertura scoprite il colpevole e il movente di questo piano malvagio. Ora, scelta investigatori. Te scelto Lily Chen. Lily Chen, io ho scelto il mafioso che era Rocker Thompson, vediamo se lo trovo. Michael McGlenn. Michael McGlenn, ok. Ora, proprietà di partenza dice che abbiamo. Allora, intanto ogni investigatore inizia con un indizio, no? Quindi te ora prenditi un indizio, lo vedi? Sono qua su, li vedi? Sì, li vedo. More, ti scoppietta il microfono di continuo. Occhio a non toccare i cavi, non toccare niente. No, non è che mi scoppietta fisso. Io ho paura che si senta doppio No, per no, colpa del fa mio microfono. fa le botticine di Sì, continuo. perché sono io che sto chiudendo il microfono mio, in modo tale che te non lo senti, Ah, però mi no, no, sa che non, lo senti. non lo chiude, non lo chiude, sennò fa la Ok, botta. vabbè. Allora, prenditi un indizio. Così. E te lo metti su lì accanto, insomma, sulla tua plancia. Ok. Poi, ora ci dice che dobbiamo trovare, ti faccio vedere come si fa, i seguenti oggetti, no? Ti dico come si fa e te praticamente li vai a prendere. Allora, vedi qui c'è il mazzo degli oggetti, carte oggetto comune, no? Dovrebbero essere queste qui. Oggetto... Questi sono gli oggetti No, unici. prova gli oggetti comuni. Allora, ci fai clic col destro, vai su search e ti dico il nome dell'oggetto e lo cerchi. Allora, devi cercare abiti eleganti. Puoi scrivere abiti e lo trovi. Vai, lo prendi e lo trascini fuori. Messo sul tavolo? Sì, l'ho messo su da vicino a me. Ok, poi... No, mettili sul tavolo perché bisogna scegliere tutte e due. Poi, libro di medicina. Fatto bene. Sì, pugnale del crepuscolo d'argento. Ok? E poi penso un incantesimo, cerca sempre uguale, clic destro, cerca tutto, avvizzimento. Aspetta, incanti, eccole qua. Dovrebbe essere un incantesimo, avvizzimento. Guarda un po'. No? Non è che fosse uno stato? Carta No, 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 orrore? no. No, 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 le carte errore vengono dopo. Vediamo. Condizione, forse? Nemmeno comunque prova. Prova a vedere. No. Av, no. Avvizzimento, carte incantesime. Non me lo fa vedere. Aspetta. Allora, A, B. No, non me lo dà nemmeno a me. Forse oggetto unico? Penso. Ah. Eh no. Sarà meno oggetto, ma di un oggetto avvizzimento? No. Vediamo se fosse qua su, eh. Un attimino. A parte queste sono tappate. No, e dovrebbe essere negli incantesimi, solo che non c'è. Non vorrei gli avessero cambiato nome. Infatti, avvizzimento qui non me lo trova. Vabbè, comunque dai, andiamo avanti. Si piglia un altro oggetto randomico, vai. Tanto uguale, sono, alla fin fine sono oggetti. Ok. Prendo uno io uguale Sì, su più a tira tavolo. fuori uno a caso. Vai. E mettere qui. Ora, guardiamole e bisogna dividercele perché questo è il nostro equipaggiamento. Allora, quando effetti una prova di... Ok, tira un dado aggiuntivo. Quanto c'ho io di socievolezza lì? Che cacchio è? Questo è buono. Carisma. Carisma ci abbiamo tre tutte e due. Attacco un dado aggiuntivo.
io mi sa che mi prendo, se per te va bene, il libro di medicina. Ok. Sì, e prenditi anche la pozione di forza, vai, che te c'è la più bassa della mia. Ok. Vai, mi piglio questo. Lancio l'incantesimo. Ah, questo è un coltello che mi dà. Che fa un danno. Quando lancio un incantesimo di attacco, può infliggere un danno aggiuntivo. Ah, ok. Perfetto, prendiamolo. Ok. Ora si può iniziare. Continua. E parte la narrazione. Inizia scenario. La voce di Merluzzo, sentiamo. Thomas Carvey è noto per le Sì. strabilianti cene di Sì. gala che organizza. Ognuna delle Io sue non vedo serate è una niente, sorta di lo so, vortice di sto io con strani e l'app. invitati ancora più strani. Ok. Quando avete trovato il suo invito nella posta, la vostra Ora te prima la leggo, reazione è stata di gettarlo nella Sì. spazzatura. Ma la richiesta personale scritta sul retro in stampatello ha attirato la vostra attenzione. Ora che la vostra auto avanza lungo il viale d'accesso, siete di nuovo assaliti dai dubbi. La sfarzosa villa di Carvey e il suo stravagante giardino non bastano a mascherare del tutto la sua reputazione. E di certo gli altri invitati saranno alcuni dei suoi contatti più famigerati, individui dalla rispettabilità fin troppo discutibile. Carvey in persona vi accoglie non appena scendete dall'auto. Oh, ce l'avete fatta! Da questa parte. Poi abbassa la voce. Alcuni degli ospiti sono già arrivati. Dovrete muovervi con discrezione, altrimenti tutto questo non sarà servito a nulla. Tuttavia, ho l'abitudine di dotarmi sempre di un asso nella manica. Quindi entrate là dentro e scoprite chi ha intenzione di Allora, uccidervi. Thomas Carvey è noto per le strabilianti cene di gala che organizza. Ognuna delle sue serate è un assortimento di cibi strani e invitati ancora più strani. Quando avete trovato il suo invito nella posta, la vostra prima reazione è stata di gettarlo nella spazzatura, ma la richiesta personale scritta sul retro in stampatello ha attirato la vostra attenzione. Ora che la vostra auto avanza lungo il viale d'accesso, siete di nuovo assaliti dai dubbi. La sfarzosa villa di Carvey e il suo stravagante giardino non bastano a mascherare del tutto la sua reputazione, e di certo gli altri invitati saranno alcuni dei suoi contatti più famigerati, individui dalla rispettabilità fin troppo discutibile. Carvey in persona vi accoglie non appena scendete dall'auto. Oh, ce l'avete fatta! Da questa parte. Poi abbassa la voce. Alcuni degli ospiti sono già arrivati. Dovrete muovervi con discrezione, altrimenti tutto questo non sarà servito a nulla. Tuttavia ho l'abitudine di dotarmi sempre di un asso nella manica. Quindi entrate là dentro e scoprite che ha intenzione di uccidermi. Ok? Una cosa. Sì. Io in alto a sinistra vedo le nostre voci col coso layout di Discord. More, mi si sta accendendo sempre la voce quando parli te. Io non vorrei che la registrazione venisse una merda, te lo dico, eh. L'hai detto in un video che non taglierò, amore, te lo dico, eh. Comunque, ora vediamo, dai. Io te lo dico. Sì, non li edito i video. Un'ora, 2 ore non li edito. Quindi questa cosa che hai detto ci rimane. Allora, Vabbè, pazienza. Mister Carvey vi conduce in casa. Collocate le tessere. Disimpegno d'ingresso. Ora, tira fuori le tessere. Vai a cliccare dove c'è scritto. Vedi, ci sono gli scrigni accanto al mostro. Tessere Tessere mappa. Fai sempre cerca. mappa che cerca. Cerca disimpegno d'ingresso. Aspetta. Ok. Ok, tirala fuori. E poi disimpegno 2. Sto cercando un attimo. Eccolo. Allora, le metto subito. Aspetta, eh. Questa è qui. E quell'altra è così. Sembra Immaginavo. che sia. Ah, è vero, qui non vanno in cassa. Vediamo se l'ho fatta Ah, no, l'hai bene. messa perfetta. L'hai messa perfetta. L'ho messa perfetta. Ora invece qui ci va un muro. Così. Sembra di giocare a quello vero, eh. Qui c'è un Sì, muro, è Nicole. bellino, fatto bene. Allora, quando si mettono queste, locchiamole con L. Tutto quello che metto si blocca con L. L'ho già fatto io, vabbè, poi nel caso lo Ok, riblocco. fallo tu perché io non sono buona. Poi, seguite il vostro ospite all'interno e il disordine che trovate vi lascia ammutoliti. Quando
Vari mobili sono stati rovesciati a terra e il luogo sembra il teatro di una colluttazione. Collocare le miniature degli investigatori come indicato. Mettici tutte e due nel pavimento a scacchiera bianco. Siamo lì praticamente. Ah, quindi qua. Sì, nella prima stanza dove c'è il pavimento bianco. Vai, tutte e due. Ok. Giusto? Ok. Poi. Una volta rientrato, Carvey sembra riassumere senza difficoltà il suo ruolo di padrone di casa. Benvenuti nella mia dimora. Vi prego di scusarmi per il disordine, c'è stato un piccolo incidente. Poco fa, ma ne parlerò con tutti durante la cena. Collocare il segnalino persona come indicato. Si tratta di Thomas Carvey. Ora, fra le persone, negli scrigni, cerca Thomas Carvey con la Y. Ok. Eccolo. Vai, tira Dove lo devo fuori. mettere? Lo devi mettere esattamente. Lui è qui. Ah, oh, È qui, subito lì. praticamente nella stanza da noi, sì. Ed è convinto che qualcuno di sua conoscenza voglia ucciderlo. Qualcuno si schiarisce la gola per attirare cortesemente la vostra attenzione. Un maggiordomo che indossa un uniforme impeccabile, impegnato a rimettere in ordine la stanza. Thomas continua. Ah sì, questo è il mio maggiordomo. È l'unico in casa a sapere perché. Poi si interrompe e dà un'occhiata in giro, fugacemente. Beh, il mio maggiordomo può aiutarvi. Se avete bisogno di qualcosa prima di cena, collocare il segnalino persona come indicato. E il maggiordomo mettilo dove c'è il giacchetto, via. Leggermente sopra il giacchetto, quello buttato in terra. Devi Ma è mettere. persone generiche. Persone generiche, sì. Aspetta. Persone generiche cerca. Search. Sì. Maggiordomo è quello, boh, l'ha messa a testa lì in giù, l'ha messa, aspetta. Questo qui va bene uguale, aspetta, faccio io. Come si tira fuori? Come Aspetta, amore, forse mettiamo uno del genere, via. ok, questo è il maggiordomo. Praticamente è leggermente sopra il giacchetto. Tipo lì, vai, ok. Una donna. Oh, wow. Vabbè. Maggiordoma. Poi. Un'agenda è rimasta aperta su un tavolino laterale. Collocare il segnalino di cerca come indicato. Mettilo sopra il muro al tavolino. Dove ho messo la Cosa? parete bloccata. Vedi nella stanza sopra. Sopra Sì. c'è un tavolino. Mettici il punto interrogativo dorato. Allora, ah, eccolo qui. Proprio al tavolino. Mi sa che ho fatto una cazzita. Aspetta. Io ho fatto una cacchiata. Aspetta un attimino. Ah, era così. Beh, Ah, ok. uguale, se non ce l'ho preciso. Vai. Ma l'hai messa perfetto. Muro qui. Ok. Segnalino non lo bloccare, tanto. Un po' vanno tolti. Un sottile frammento di pergamena è stato incorniciato appeso al muro. Collocare il segnale di cerca come indicato. Ce n'è un altro, faccio io, non ti preoccupare. Ce n'è un altro. Ok. Ora. Quindi due indizi e due persone. Sì, oltre quella porta c'è la sala. Potete trovare Miss May Nguyen. Sì, Nguyen proprio. Là dentro. Si sta godendo la serata. Collocare il segno di esplorazione come indicato. Di questo. Oltre quella Ok. porta c'è la sala da pranzo. Credo che il giovane Mr. Darcy stia cercando di sfuggire alle chiacchiere là dentro. Collocare il segno di esplorazione come indicato. Quindi ce ne vuole un altro. Quindi quelle sbloccano aree nuove, Sì, qui sono segnalini. porte. Oltre quella porta c'è la cucina. Mrs. Elizabeth Fairview è là dentro. Si preoccupa di cosa offre il menù. Ha un palato molto delicato. Collocare il segnalino come indicato. Di questo va. Oltre quelle porte c'è la biblioteca, la mia assistente personale Miss Jean Spencer probabilmente si trova là dentro. Quindi qui e qui, perché poi sono le due porte che qui portano alla biblioteca. Ma c'è un'altra porta a sinistra, ma da Sì. dove siamo arrivati noi forse? Metti quella porta laggiù a No. sinistra. Notate che Carvey ha evitato di menzionare una porta, collocate il segnalino. Quindi quella accanto al cappotto.
Vai. Ok. Carvi vi invita ad avvicinarvi con un cenno. Allora, la cena inizierà alle 7 in punto. Quindi avete soltanto poco tempo per chiacchierare con gli altri invitati prima di cena. Dopo cena avrete modo di parlare con loro più a lungo e capirete fino in fondo i miei timori. Inoltre, nonostante apprezzi molto la vostra presenza qui, vi prego di agire con un minimo di discrezione. Non mettete la casa a soqquadro di fronte ai miei invitati. Ho visto come lavorano quelli come voi. Thomas Carvey vi ha ingaggiato per scoprire chi tra i suoi 4 ospiti ha intenzione di ucciderlo. In cambio del vostro aiuto ha promesso di passarvi informazioni su alcuni dei suoi contatti più sospetti. Per salvargli la vita dovrete parlare con gli altri invitati e cercare di scoprire il possibile su di loro. Fase degli investigatori. 2 azioni per 1. Ok. Vai. Allora, io parlo subito con Thomas Carvey. Thomas Carvey, che è il padrone di casa? Padrone di casa, sì. Allora. Quello che ci ha commissionato il lavoro, insomma. Thomas Carvey controlla il suo orologio con impazienza. Cioè, parlami dei sospetti o annulla. Parlami dei sospetti. Scoprirei più cose se ti mescoli un po' con loro, ma come vuoi tu. Sono tutti miei cari amici, come ben sai. Spiega Carvey chinandosi verso di te per parlare a voce più bassa. Aspetta. Bruce Darcy è un uomo molto nervoso. Se fosse in te eviterei di spaventarlo. Suo padre e io abbiamo avuto dei disaccordi ultimamente. Etiche commerciali, capisci? Siamo entrambi individui molto competitivi. Elizabeth Fairview è una donna magnifica. Se rientri nelle sue grazie. E sono sinceramente dispiaciuto di dover ammettere che io non vi rientro più. Ho avuto qualche problema con suo marito, ma è meglio non farle parola della cosa. Jean Spencer non ama troppe convenevoli, ma ha una mente molto acuta ed è un ottimo assistente personale. È stata al mio fianco come consulente legale e commerciale e si è rivelata essenziale per intracciare alcuni certificati importanti. Purtroppo temo di averle promesso qualcosa che non ero in grado di mantenere. Ero sicuro che avrei trovato un modo per farmi perdonare, ma Jean sa serbare rancore in modo straordinario. Mei Nguyen non è sempre stata la rutilante donna del mondo che è adesso. Qualche anno fa ho dovuto tirarla fuori da una situazione piuttosto spinosa, ma non posso addentrarmi nei dettagli, temo. Ecco, questo dovrebbe bastare a fornirti un'idea di base di chi sono gli altri ospiti. Ora gioca pulito, ma non troppo. Ottieni 2 indizi, quindi prenditene 2. Ok. E c'è un'altra azione, quindi se rimani nella stanza o apri le porte, o se no puoi... parlare col maggiordomo. Sì, o apri le porte o parli col maggiordomo, sì. Parlo col maggiordomo in modo tale che te poi vai già okay. In giro a esplorare, vai. Allora, il maggiordomo ha iniziato a riordinare l'atrio rimettendo in piedi i mobili rovesciati. Sono 2 le azioni. Cos'è successo qui? Oppure cosa c'è oltre la porta sul lato opposto? Cos'è successo qui? Il piatto tono di voce del maggiordomo contrasta nettamente con la tua espressione con la sua espressione accigliata. Un giardiniere al servizio di Mr. Carvey si è risentito per un commento che Mr. Carvey gli ha fatto in giornata ed è stato licenziato. Normalmente non parlo di questioni sgradevoli come questa, ma mi è stato ordinato di rispondere a ogni sua domanda. La prego di non diffondere la voce dell'accaduto. Ottieni un indizio. Vai. Allora, da quello che ho capito, tutti lo odiano, vai. Tutti hanno qualcosa contro di lui. Ha fatto bene o male delle cacate. Ok. Perfetto. Allora, io quasi quasi provo ad aprire la porta o a sinistra della biblioteca. Anche questa a destra puoi aprire, è tutto nella stessa sì, tutto... testa. E quale apro? Dimmi te, vai. Qui c'era un altro personaggio che potevi già, se non sbaglio, o no? Sì, allora clicco. Carvi ha detto che questa porta conduce alla sala e che l'ospite Mei Nguyen si trova sul lato interno. Vabbè, al suo interno. Esplora... Ok, allora prendi la sala arredata lussuosamente e piena di opere d'arte pregiate. Collocare la tessera salotto. Salotto, aspetta. Salotto è divisa in 2. No, è divisa in più di 2, è divisa tipo in 1, 2, 3. Ah, ok, 1, 2, 3, 4. Sì, cioè praticamente tante luci, aspetta. Tanti divani. Fai vedere. Sì. Esatto, aspetta, okay. La giro. Ci deve okay. Essere tipo questo, così. No, perché ce ne sono altri 2 tipi, capito? Proprio piccoli. Allora, segnalino esplorazione si può anche togliere e questa si blocca ora.
Madonna, che casino. Ah, via. Inizia di esplorazione. Via. Qualche okay, cancella. Perfetto. Se poi non c'entra tutto, si può spostare tutto insieme dopo, eh. Sì. Allora, quindi, avendo aperto il coso, io sono arrivato di qua. Ok. Ok. Adesso devi mettere altri... Una splendida e giovane donna è stesa su un divano. Collocare il segnalino persona come indicata, si tratta di Mei Nguyen. Allora, search. Mei... Eccola qui. Sì, sì, sì. Trovata. Ok, lei è qui. Garba anche giocarlo così? Sì, sì. Si tratta di uno dei sospetti. Una grossa spada è appesa alla parete sopra il divano. Collocare il segnale di ricerca come indicato. Quindi qua giù. Qua giù c'è. Poi Bellino sente tutte le musiche. Qui c'è una spada. Una serie di fotografie incorniciate è stata disposta su un tavolino laterale. Quindi qua su ci sono. Aspetta, Ctrl C, Ctrl V. Qui ci sono delle foto. E lì c'è una porta. Una porta conduce a quella che presumi sia la sala da pranzo. Ok, quindi qui. Puoi muoverti in una casella fino all'area esplorata. Ok. Io spreco un altro movimento per muovermi e vado qui. E dopo parlo con lei. Quindi fase di miti. Ok? Sì. Fase di miti, non succede qualcosa. Il mondo attorno a voi sembra deformarsi e allungarsi. Per poi tornare di scatto all'aspetto originale. Questo evento di miti è effetto sugli investigatori con più incantesimi. Nessuno. Nessuno, ok, perfetto. Meno male, almeno si può. Quando volti bene, la testa, no, nessuno, quindi. Fase degli investigatori. Ok, ritocca a te. Allora, te sei andato lì. Sì. Io decido. O apro una di queste porte qua vicino al maggiordomo, oppure vado nel corridoio qui nel disimpegno. E provo a vedere quello. Sì. Qual è secondo te meglio? Ah, uguale, guardiamo un po' di indizi anche. Come ti pare a te? Però se io dovessi spostare lì, faccio una, un'azione e poi posso guardare uno. Sì. Vabbè, dai, guardiamo. E allora, guardo questo qui. Guardi quello lì che è... cos'era? Quello del tavolo. Un'agenda, ok? Ok, questo lo tolgo, eh. Aspetta, te lo dice lui. Rimettilo lì, perché devi superare la prova prima. L'agenda contiene alcuni brevi appunti scritti a mano. Ora ti faccio vedere Bellino. Devi tirare sulla tua abilità libro. Quanto c'è sulla scheda? Sapienza 3. Sapienza 3. Ora qui seleziona col meno, vedi, su dadi, col meno, metti 3. Ok, e pigia sul 3. Guarda, canzo. No, figata. Due successi e un indizio. Vuoi convertire un indizio, farlo diventare un successo, o pensi te ne bastano due? Quanto è il minimo? Quanto è il minimo posso passare? Non lo dice. Allora converto uno, sa mai. Vai. Com'è, Bellino per ora? Sì, sì, sì. Vai, buttalo... No, più c'è a cancio, cancellalo. Tanto sono infiniti. Faccio. Ok. Ok, deleto. Allora, 3. 3 successi. La prima metà dell'agenda elenca una serie di appuntamenti che sembrano relativamente normali. Riconosci perfino. Che poi a Tetti Garba all'investigativo è perfetta sta missione. Riconosci sì, sì, perfino sì. Alcuni nomi degli ospiti invitati per cena. Nelle ultime settimane Carvi ha preso meno appuntamenti del solito. Noti inoltre che ha cancellato tutti gli appuntamenti con Mei Nguyen e Jean Spencer, due dei sospetti presenti stasera. La cosa più strana è una riga scarabocchiata in fondo a una pagina in una calligrafia diversa da quella di Carvey. Qualcuno di cui ti fidi trama conto di te. Ottieni due indizi, poi scatta questo segnalino. Ok. Può darsi che sia la sua segretaria. Accesso alle sue cose. Lo strano testo scritto con calligrafia diversa ti preoccupa. Forse Carvey sa chi ha scritto quell'enigmatico avvertimento nella sua agenda. Ah, potrebbe saperlo lui. Ah, quindi devo ritornare poi indietro da lui a parlarne, ok. Quindi ha tolto il coso e prendi due indizi, ok. Ora qui, però tolgo questo punto qui, no?
Sì. Non c'è più. Prendi due indizi. Ora io parlo con lei. Saluta. Salve anche a lei. Ti saluta alzando il bicchiere e sorridendo. Ho l'impressione che lei non si stia divertendo abbastanza a questa festa. Aspetti solo un istante. May apre il cassetto di un tavolino da caffè e rivela un vasto assortimento di bottiglie. Poi compone un drink mescolando vari liquori e te lo porge. Ecco, questo vi... sì che vivacizza la serata. Tenga, lo provi. Bevilo tutto d'un fiato o è illegale? Mi fida, beh, qualcosa così, eh? Beh, non penso che ti... che cacchio, bisogna essere stupidi se ti avvelena adesso. Lo so, però ma... tu non potresti... Cioè, non bere in servizio, se mai che ti offusca la testa. È illegale. Il problema è legale. Non vorrei mi drogassi. May sgrana gli occhi. Quindi lei è un puritano? Allora forse è venuta alla festa sbagliata. Ecco, lo sapevo. Ora c'è, bevilo tutto in un fiato. Ecco. Oh, vabbè. Qualunque cosa May abbia messo nel drink è forte fino a bruciarti lo stomaco. Quanto c'ho di forza, amore? C'hai... aspetta. C'hai 5. May, vada a fare in culo. May. Ma allora... sì. No, vabbè, però converto questo. Ma... tre successi. Sì, però posso ridere. Sì. Cioè... uno che era, se non ci avessi avuto cosa di, dell'indizio, eri finuto proprio. Te la prendevi nel culo. Già briao. Deglutisci l'ultimo sorso e May commenta con un fischio appena accennato. Accidenti, chi l'avrebbe detto? Finalmente qualcuno che riesce a tenermi testa, questo è Cersei. Tom ultimamente non è affatto divertente, passa tutto il tempo in quella sua veranda. Un giorno farà crescere degli ottimi pomodori, scommetto. Ecco, tenga. A lui non servirà. Ottieni l'oggetto comune whisky. Mi dai il whisky, per favore, dagli oggetti comuni? Sì, lo cerco subito. No, però... vediamo cosa fa il whisky. Whisky... eccolo qui. Te lo metto nella tua scheda, qua. Vediamo, allora, whisky... considera questa carta come un'arma da taglio. Alla faccia del cazzo. Spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Ammazzo famiglia. Allora, come posso aiutarla? Può parlarmi un po' di sé? Come conosce Carvey? Vediamo questo. Andiamo al dunque. Oh, Thomas, io ci conosciamo da tanto tempo. Parlo di moltissimi anni. Io lo conosco da molto tempo. Di sicuro da prima che le sue stanze fossero piene di così tanti oggetti interessanti. Oggetti interessanti? Oh sì, indica con un gesto la spada appesa al muro. Gli uomini tornano bambini quando vedono una spada. Giuro che ha passato più tempo con quell'arnese che con me ultimamente. È veramente brava a deprimere una ragazza. Ecco, lei ha appena violato la prima regola del Galateo e ha rattristato una signora. Direi che possiamo chiudere con la conversazione per ora. Ottieni un indizio, dammi un indizio per favore. Scusa un attimo, quindi tra lei e lui c'è qualcosa? Sembrerebbe di sì. O c'è stato qualcosa? Sembra che ci sia stato qualcosa. Ora... ci posso riparlare, ma per ora non mi interessa più di tanto. Vorrei andare verso quella spada. E controlla tutta la stanza, ti conviene. Cioè? Apro quella porta in cima o no? No, controlla la stanza, gli indizi che ci sono nella stanza. Non ce n'è, devo andare a quella accanto. Come non ce n'è? Questi punti qui? Sì, ma io dovrei fare uno e nel turno dopo guardo, perché ho due azioni sole. Guardi nel turno dopo, okay. Per forza. Vabbè. Almeno sei lì. È inutile aprire altre stanze. No, volevo prendere la spada. Allora, confermo. Secondo me due azioni sono poche, dovrebbero metterne almeno tre. Secondo me è tutto calibrato. Si potrebbe fare un po' di home rules. Nell'aria echeggia un canto lontano a malapena percepibile. Questo evento di miti ha effetto sugli investigatori con più oggetti, che dovrei essere io. Uno, due, io ne ho due, tu ne hai tre, sì. Sì, ok, io. Allora, i palmi delle mani diventano gelidi, le tue pulsazioni accelerano e sei sopraffatto da una sensazione irrefrenabile di avidità. Devo tirare testa 1, cos'è? Quanto c'ho? Testa 1 e volontà 4. Volontà 4, proviamo. Un successo e basta, ok, ce l'ho fatta. 2. Se è successo, mantieni il controllo di te finché la sensazione non passa, ok. Perfetto. Vai, tocca a te. Allora, io sono qua, decido di fare un passo indietro e vado a parlare con lui. Con chi? Subito. Ah, con Thomas. Thomas Carvey.
C'è una strana nota nella tua agenda. Vediamo un po'. Sì. Ah, quella, sì. Stavo annotando alcune cose quando qualcosa mi ha distratto. Poi, quando ho abbassato gli occhi, ho visto ciò che avevo scritto. Francamente, quella è stata l'ultima goccia. E allora ho deciso di chiamarvi. Le risposte: l'ultima goccia oppure cosa significa? Cosa significa? Non ne ho idea, risponde Carvey facendo spallucce. L'ho scritto, ma non l'ho neanche pensato. Forse ho semplicemente un'immaginazione troppo morbosa. Ma la cosa non può fare a meno di inquietarmi. Ottieni un indizio. E basta. Di cosa ti fumi? Di Allora, cosa ti io fai? guardo l'indizio, quello lì sopra, al tavolino. Sì? Una serie di fotografie, cerca. In una foto un uomo che potrebbe essere il padre di Bruce presenta a Carver il figlio dall'espressione nervosa. Una fotografia raffigura Elizabeth mentre ride. Un uomo di bell'aspetto al suo fianco poggia un braccio sulla spalla di Carver e sembra che i due abbiano appena condiviso una battuta o uno scherzo di qualche tipo. In un'altra fotografia, Jean tiene in mano un certificato di autenticità, mentre Thomas Carvey tiene uno strano libro stretto al petto. L'ultima fotografia riproduce Carvey e May, quindi quella che è di qua sul divano. L'uomo sussurra qualcosa all'orecchio della donna, che porta una mano davanti alla bocca per nascondere la sua espressione. Sì, hanno avuto un tenero, vai. Queste foto possono essere usate per collegare Carvey a ognuno dei potenziali sospetti. Esaminandole, noti una serie di strane lettere scritte con il gesso. Forse Carvey sa qualcosa in più su questi simboli. Ottieni l'oggetto unico, prove fotografiche. Quindi oggetto unico, amore, prove fotografiche. Dalla a Tieni. me. Ok, trovato. Dammi due indizi. Due indizi. Sei? Vai. Poi scarta questo segnalino ricerca. Poi lo sposti e poi fai cancia. Attenta a non cancellare il coso sotto. Gli investigatori possono esaminare le prove raccolte interagendo con l'oggetto unico prove fotografiche nell'app. Ok. Quindi già questo è buono. Quindi anch'io, se rimango lì, faccio prima io, li parlo io, Sì. così tu puoi rimanere in quelle E io zone. un'altra zona vado qui a vedere la spada. Quindi fase dei Ok, miti. perfetto. Sì, te infatti conviene star lì. Una pagina strappata, agitata dal vento e ricoperta di scritte a malapena leggibili, attira l'attenzione di Lily Chen, che non resiste alla curiosità e l'afferra per leggerla. Lily Chen subisce due errori a faccia in giù, però col No! libro. Aspetta, col libro nega. No, Sapienza 3. Ok, quindi tira. Oh, scusa, ho fatto Un una cazzata. successo? Due così. No, aspetta, aspetta, no, 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 ne basta uno, eh. Ah, ok. Ne ha fatto uno? Sì, ne ho Ok. fatto uno e due lenti. Poi gira un orrore a faccia in su. Ce n'hai orrori? No. No. Basta. Vai, Ah, tocca a te. parlo con Thomas lì, l'amico, coi baffi. Ci sono degli strani segni fatti col gesso sulle tue foto. Carvey si dà un'occhiata in giro, poi si fa passare una mano tra i capelli. Senti, lo so che sembra assurdo, ma la settimana scorsa mi sono svegliato completamente vestito e con le mani sporche di gesso. Non so cosa significhino quei simboli, ma non credo proprio di essere stato io a tracciarli. Due risposte. Allora chi è stato, oppure pensi che abbiano un qualche significato? Pensi che abbiano qualche significato? Carvey si abbottona e si sbottonano i decibelli della camicia. Sì, credo che significhino che ti conviene fare luce su tutta questa storia prima che mi capiti qualcos'altro di strano. Ottieni un indizio. Tu mi sa che hai preso quel libro lì, era il Necronomicon, e te Mi ve lo sa che mi... a me. Allora... Che dove fare? Ah, è vero, tocca a me ancora. Allora vado, apro questa porta qua. Questa qui. Quale? Questa. Quella lì, vediamo cosa c'è. Allora, apri questa. Quella Tanto bene. conduce. Ah, è dice Carve che è irrilevante ai fini dell'indagine. Vediamo, aspetta.
Lui dice che è irrilevante, No, ma metti no, caso che... non la fa aprire. Perché lui ti ferma e ti dice è irrilevante, non c'è andare di là. Non te la fa proprio aprire l'app. Ah, quindi io ho smesso le mie azioni. No, 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 ne può fare un'altra, ovvio, no. Tanto quella lì non Allora apro funziona. questa. Quale? Quella sopra, Questa ok. qua sopra. Quella porta alla biblioteca, esplora. Sì. Allora cerca la stanza biblioteca. La biblioteca è tenuta in buon ordine. I libri sono meticolosamente ordinati lungo gli scaffali. E nella stanza legge un buon profumo di legno lucidato. Collocare la tessera in biblioteca. Devi Sì, ma ce ne sono tipo tre, quindi... cercare quella che c'è, un tavolino con della frutta sopra illuminato e tante scrivanie. E il pavimento tipo in parquet di legno. Fatto tipo Ah, incrociati. così. Questo. Sì. E dovrebbe essere Allora, perché mi messa. sa... Ah, aspetta, leva il segnino V. Aspetta, questo V. Ah, anche quello quindi scopro io. Boia. No, ma ce lo dice lui ora. Allora, questo. Intanto metticelo. Tanto se c'è da fare qualcosa, ce lo dice l'app. Ok. Testa lì. Sì, infatti, sì, leva anche quell'altro su. Una giovane donna esamina i libri disposti su uno scaffale. Collocare il segnalino persona come indicato. Cerca Jean Spencer. Immaginavo fosse lei. Eccola qui. E mettila Dov'è? all'entrata sulla destra. All'entrata quella, questa qui. Poi, Ah, ok, scusa. alla sua sinistra, quindi dal lato della porta a sinistra, mettici un punto interrogativo. Ed è un antico tomo custodito all'interno di una teca in vetro. Collocare il segnalino come indicato. Ok. Poi, tutta dritto in cima, quindi alla libreria proprio in fondo, sul muro dall'altra parte, la copertina di uno dei libri ti sembra familiare e attira la tua attenzione. Quindi un altro indizio. Sì. Laggiù. Poi puoi muovere di una casella fino alla stanza nuova. Ok, ora tocca a me. Ok. Guardo cos'è la spada. Ok. Dai, stiamo andando bene. Sì, però. Credo. Una grossa spada è appesa alla parete sopra il divano. Probabilmente allarmeresti gli altri ospiti se adesso ti mettessi a esaminarla da vicino. Quindi. La Non la pre. puoi neanche toccare perché sennò... Io andrei a questo punto qui, andrei. Proverei ad andare su. Io non la conto come azione fatta questa, perché non ho fatto un cazzo, quindi uno e due e non mi rompano. Fase dei miti. Oh, Dian. Ricordiamoci che io ho l'appunti, amore. Le Sì. foto, le foto. Le foto. Voci sussurranti aleggiano per i corridoi e Michael McGlenn si guarda attorno ansiosamente in cerca della provenienza del suono, ma mentre è così distratto va a sbattere con violenza contro una parete. Ale, Porca miseria. subisco un danno a faccia in giù. Ora, Così, senza fare un tiro. così, danno a faccia in giù. Guarda, Ganzo, ta, te lo mette lui. Vedi? Ah, Guardalo. amore, qui puoi fare usa indizio addirittura, o pesca Ah, indizio. non l'avevo visto, bellino. E anche qua. Sì, l'ho fatto, Faccia questo in l'ho giù. fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Ah, Per un avanti si usa questo. scusa, se fai così? Guarda Ah, vedi? Ganzo. È bellino, eh. Ah, meglio così, dai. Ah, li metto pure tutti i miei, vai. Almeno così me li conto. Ok, vai, tocca a te. Vado a parlare con la signorina, via. Parlo con lei. Sì. Jean Spencer, saluta. Jean inclina leggermente la testa e ti fissa intensamente. Oh, salve. E lei come conosceva Tom? Ci siamo incontrati solo di recente oppure siamo vecchi amici? Se dice siamo vecchi amici, lei dirà sicuramente non è possibile perché io faccio attenzione a tutte le sue... Ci siamo incontrati recentemente. Ok. Solo di recente? Solo di recente, Bene, questo spiegherebbe perché, pur essendo la sua assistente personale, non l'abbia mai incontrata. sì. Spero che Vedi? lei trovi ciò che è venuto qui a cercare stasera. Le feste di Tom sono sempre le migliori, anche se in verità sono io a organizzarle per lui. Doppia risposta. È lei che organizza queste feste oppure assistente personale?
Sono domande, ovviamente. Assistente personale, sì, l'ha detto lui prima. È lei che organizza queste feste? Sì, anche se l'idea iniziale è stata di Tom. Penso che sia stato davvero un colpo di genere adunare alcuni individui, dalla mentalità affine. Ma presumo che Tom abbia già preparato un intero discorso per presentargli il nostro lavoro. Quindi eviterò di rovinargli la sorpresa. Ottieni un indizio. Oh, ma testi indizi. Sto facendo le domande giuste. Fine. Allora, ho parlato con lei. Io direi di controllare questo tomo a sinistra, questo indizio qui sul tavolo. Ok, questo vediamo tomo. Che dice. Non fa fare niente perché un antico tomo è custodito all'interno di una teca in vetro chiusa a chiave. Ah, se ti impossessi del libro ora, gli altri invitati troveranno la cosa piuttosto strana, quindi non lo contare come azione. No. Ok, vabbè, allora mi sposto qui. Voilà, okay. Così posso guardare quella pagina. Tocca a me, io apro questa porta qua su in cima. Vediamo cosa mi dice. Sala da pranzo. Ok. Allora, la sala da pranzo è sorprendentemente accogliente. Collocare la tessera sala da pranzo, come indicato. È quella... ce ne sono varie. È quella che c'ha un tavolino circolare, tondo, con tante sedie rosse intorno. Ah, trovato. Così. Giusto? Sì, così. E leviamo tutti i segnalini connessione. Scusa, ma non vedo la... Ok. Ok, poi. Un giovane sta studiando un dipinto appeso a una parete. Collocare il segnalino in persona come indicato si tratta di Bruce Darcy. Eccolo qui. E rispetto a dove sono io, alla porta e al muro dall'altra parte. Fondo alla parete lì. Ok. Poi. Accanto a lui, alla sua destra, mettici un punto interrogativo. Uno strano amuleto lasciato sul tavolino laterale attira la tua attenzione. Collocare il segnalino. Così? Vediamo. O così? No, 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 il segnalino quello punto interrogativo. Ah, mi ha detto... Che ho capito questo? No, amore, quelli della ricerca. Eia! No, questi sono indizi. Ma perché, madonna mia santa, ci sto di testa oggi. Aspetta. Vai. Aspetta, ce li rimetto io. Qui... Perché hai tolto quelli? Non li ho toccati quelli, Ma l'avevi messi te prima, pure. Sì, ma non li ho toccati questi di questa stanza, No, no, infatti, li ho sostituiti. Allora, lassù in cima, ok. Poi, un altro punto interrogativo sul tavolino, da pranzo. Qualcosa è stato dimenticato sotto il tavolo. Poi, una coppia di porte francesi conduce fuori, in veranda. Metti il segnalino esplorazione sopra il tavolo, praticamente c'è una porta. Sopra il tavolo qua? Manca un indizio qui. Oh, è un casino che non c'è l'app sotto comunque. Lo so. Allora, mi disorienta. Parlo con lui. Tra sale e poi sul suo volto si dipinge un sorriso nervoso. Oh, salve! Piacere di conoscerla. Vediamo un po'. Può parlarmi un po' di sé? Nervoso. Può parlarmi un po' di sé oppure come conosce Carvey? Parlarmi un po' di sé, vediamo. O se no la seconda. Come conosce Carvey? Oh, Thomas spesso fa affari con mio padre. Ci siamo conosciuti in questo modo. Vanta una notevole collezione di amici. Collezione di amici? Immagino che non sia un termine molto appropriato, anche se a volte l'idea che dà proprio quella di una collezione. Thomas fa molto fiero del fatto di circondarsi soltanto dei migliori e sono felice di essere incluso tra questi. C'è qualcosa nelle parole di Bruce che ti induce a prestare maggiore attenzione. Devo fare un tiro su occhio. Percezione? Cos'è? Dovrebbe essere, sì, c'ho 4. Sì. Poi. Due successi, provo a usare un indizio, vai, facciamo così. Vai. No, non puoi usare un indizio se non c'è il coso. Ah, non c'era? No, erano vuoti. Ah, ok, giusto, bravo. Allora, due. Ok.
Ti accorgi che Bruce sta sudando freddo. C'è qualcosa che non va? Bruce si aggiusta la cravatta. No, no, certo che no. Stavo, solo guardando la spada di questo dipinto. Credo che raffiguri l'arma esibita in salotto. Se così fosse, quella spada potrebbe essere un artefatto molto prezioso. Una scoperta che potrebbe interessare perfino a mio padre. Se non le dispiace, vorrei studiarla ancora per un po'. È stato un piacere parlare con lei. Ottieni un indizio. E lui potrebbe esserci già un sospettato, perché lui vuole a tutti i costi quella spada, perché dice che gli interessa suo padre, Infatti. capito? Magari sta aspirando alla dipartita di questo Thomas Carvey in modo tale che lui si può appropriare di sta cacchio di spada, capito? Ci sta anche? Sì. Ok, Città. Un fase di sospetto. miti. Sì. Voltandosi, Lily Chen si ritrova faccia a faccia con la sagoma inaspettata di un mostro. Che culo. Ma in realtà non si tratta di altro che un'ombra proiettata da un oggetto comune. Lily Chen subisce un orrore a faccia in giù. Ale. Così, cioè, Così. scusa, si gira, si spaventa per un oggetto comune, uno mostro, e poi vedete che è un vaso, cioè io veramente, un orrore a faccia in Sì, giù, ma faccio. Ecco. va bene, Mi sapore. l'oppio che si è fumata, te lo dico io. Vai, ritocca a te. Allora, voglio scoprire questo segnalino di ricerca, qui su. Io Allora, la libreria. boh. Si gira questa, le ombre dei vasi, si spaventa. Prendi il libro dallo scaffale e ne sfogli le pagine, fermandoti a guardare alcune illustrazioni familiari perché non trovi un capitolo che contiene alcune informazioni utili. Ottieni l'incantesimo Intuizione Arcana e poi scarta il segnalino. Intuizione arcana. Vai, questo te lo scarto io. Non lo trovo. Come non c'è negli incantesimi? Ah, eccolo, eccolo. Sono andata io a mano. Vai. Ah, l'ho trovato. Dove lo metto? Sì, anche lì Qui? va bene. Sono tutti oggettili. Ok. Cosa fa? La tua mente è invasa da una serie di immagini violente mentre ti sforzi di riprendere il controllo dei tuoi pensieri. Sapienza 3. Se è successo, blocchi le immagini e nessun effetto. Se fallisci, sei sopraffatto dall'intensità del tormento che attanaglia la tua mente. Subisci un orrore a faccia in giù. Poi scarta questa carta e ottieni un altro incantesimo, Mamma. intuizione arcana. Lo devo fare adesso? Non penso. Quando, se è un incantesimo, quando lo lanci? Ah, ok. Spero. E Se è niente, ho fatto un successo, blocchi le movimento. immagini. Vabbè. Cioè, ho fatto un'azione, quindi decido di uscire qui con la mia ultima azione, in modo tale che poi posso guardare questa zona. Ok. Io invece. Quasi quasi. Punto Il punto qui. lì o quello che c'è sotto il tavolo, se no. Boh. Mi intriga di più quello che c'è sotto il tavolo per ora. Poi magari lì ci vado dopo. Qui. Ok. Usando il piede tenti di spingere l'oggetto verso di te nascosto. Di nascosto. Allora. Le alette dovrebbero essere. Agilità 3. Agilità. No, vabbè. E converto stavolta 1 e faccio 3. Buono. Agilissimo. Quando porti l'oggetto sotto di te, fai finta di averlo appena lasciato cadere. Ottieni l'oggetto comune o orologio da taschino. Aspetta, lo cerco subito. Orologio da taschina. Vera? Qui, cavolo. Eccolo qua. Ok, vediamo. Fa qualcosa? Fa nulla? Quando tenti di risolvere un rompicapo, puoi effettuare una mossa di rompicapo aggiuntiva. Ah, ok, bellino. Vai. Può essere utile. Fase di miti. Passata, ok, sì. La luce si affievolisce gradualmente. Collocate un'oscurità in ogni casella nella stanza biblioteca. Allora, No. ci sono i token, li vedi in basso? Questi qui, dove c'è il fuoco. C'è anche Ah, quell'oscurità. ok. Eccolo qua. Mettine uno in ogni stanza della biblioteca. Quindi due. E quella lì rimane al buio. Sì.
Non c'è nessuno in biblioteca, no? Sì, Gene Spencer. No, no, a parte ma dell'investigatore di noi. Te non ci sei, no? No, 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 no. Ok, niente, allora nessun effetto. Ah, ok. Thomas Carvey ha detto che la cena sarebbe iniziata alle 7 in punto. Il tempo per interrogare gli altri ospiti è quasi esaurito. Ok. Cena con delitto. Finito. Tocca a te. È bello le case della follia, eh. Bellissimo. Allora, questo punto di ricerca qui. Vediamo un po'. Esamini con interesse la pergamena e pensa che potrebbe tornarti utile ai fini dell'indagine. Purtroppo, se la prendi ora, rischi di suscitare la collera di Carvey, quindi niente azione. Ah, ok, perfetto. Allora, questo cosa esplorazione? Che la porta conduce alla cucina, dove c'è Elizabeth Fairview. Ok, esplora. Cucina? Sì. Quindi la tiro fuori. Allora, cerca cucina. Sì. Trovata? E c'è anche un ripostiglio? Sì. Okay, collegala praticamente che la prima stanza con la scacchiera, la porta collegala con quella da cui entri. Così, così esatto. Quindi. Vai, bloccala con L poi. Questo si toglie. Ok, okay. Allora, io entro automaticamente. Sì, vicino alla dispensa. Una donna elegante osserva la cuoca lavorare e le dà una serie di indicazioni. Collocate insieme una persona, Elizabeth Fairview. Metterà davanti alla dispensa lì. Dove ci sono tutti i pomodori col coltello lì. Poi. Accanto a lei, alla sua destra, la cuoca di Carvey sta mescolando qualcosa dalla stufa. Te lo metto io, persona comune. Ah, ho capito, questa qui ci sta. Ah, ok. No, metto un uomo. Perché? Ributtala sempre dentro, sennò vanno perse. Sì, sì, l'ho fatto. Vale, perfetto. Vabbè, tanto uno vale l'altro, chi se ne frega. Allora, questa qui... Purtroppo qui su tabletop non sono segnate bene queste cose. Comunque. Poi, al centro della dispensa, proprio nel centro, mettici un punto interrogativo, quello dorato. Ok. Una piccola porta sembra condurre a una dispensa. Ok, quindi c'è un'annotazione. No, non qui. Qui? Qui, no, qui. Era qui. No, okay. Qui. Vai. Allora. Ho scoperto, sono entrata e posso ancora parlare? Sì, sì. Parliamo con Elizabeth Fairview, vai. Elizabeth Fairview. Almeno così mi tolgo il personaggio, quello principale. Elizabeth si volta verso di te con un sorriso. Mi scusi, stavo dando un'occhiata a uno dei piatti di stasera. La gastronomia è una mia vecchia passione. Anzi, è stata proprio lei a far incontrare me e il mio povero marito. Ti porge la mano. Elizabeth Fairview, molto piacere. Se c'hai, vabbè, questo è un po' strano per una donna. Baciale la mano o stringile la mano? Stringile la mano. Bacio la mano, per cavolo. Elizabeth sembra leggermente sorpresa, ma contraccambia la tua stretta con calore. Hai due domande. Può parlarmi un po' di sé o come conosce Carvey? Può parlarmi un po' di sé. Ok. Oh, chiedere a una donna di parlare di se stessa. Lei è un adulatore, ma... Vabbè. Se è una donna, vabbè, non ha calcolato. Perché, lo sai, perché l'app non ti dice chi è che va a parlare, capito? E va bene. Come vuole lei. Cosa vorrebbe sapere... Chiedele di parlarti di gastronomia o del marito scomparso? Chiedere di parlare di gastronomia. Ah, non l'avrei detto. Cucinare è un'arte e una scienza e ho sempre amato entrambe le sfide. Inoltre è una grande occasione per scambiare due chiacchiere. I cuochi sono sempre molto socievoli quando si ritrovano in compagnia di qualcosa di diverso da un oca arrosto. Ottieni un indizio. Che io sto facendo una collezione di indizi. Poi a quanti ce n'hai? 80, ti fai vedere. Con questo 9. No, non serve che lo trascini, basta che clicchi pesca indizio. Ah, pesca indizio, è vero, c'hai ragione. Ok, basta, tocca a me. Io secondo me, se lei sta molto attenta a cosa sta cucinando, magari sta mettendo qualche veleno dentro la roba da mangiare. Può essere. Può essere anche questo. Non è detto. Tanto la colpa è del maggiordomo, si sa.
Allora, io quasi quasi guarderei cos'è questo. È inutile girare tanto. Guardo cos'è questo qui. L'amuleto. Ah no, ah no, 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 non me lo fa vedere. Perché c'è sto stronzo di merda. Oh, l'azione non l'ho fatta, non mi rompete i coglioni. Le regole me le faccio da solo. Poi, guardo sta porta. Siamo. Così da solo. Siamo identici, siamo, amore. Oh. Già c'ho due azioni, fammene butta una. Allora, aspetta, fammi vedere un attimino dove è la gattina. La veranda è piacevolmente calda ed emana un odore di fiori freschi. Collocare la tessera a veranda. Ok, la prendo. Ho capito Berarda, infatti si diceva, cosa c'entro io? Allora, porta a porta, non ti puoi sbagliare. Ce n'è una sola. C'è Bruno Vespa. Sì. Blocca pure, ok. Bella. Allora, subito alla destra della porta, qualcuno ha abbandonato sul posto una serie di utensili da giardinaggio. Mettici il punto interrogativo. Poi, sopra quel punto interrogativo, leggermente spostata a sinistra, tipo sulla siepe sopra, Carvey sembrava interessarsi di giardinaggio ultimamente. Forse se dà un'occhiata in giro riuscirà a scoprire perché. Un altro indizio. Un'altra ricerca. Sì, un'altra ricerca lì. Una porta a vetri conduce nel cortile di casa Carvey. Nell'unica porta che porta fuori, mettici un'esplorazione. Ok, poi muoviti una casella. Guardo subito la prima cosa a destra della porta. Attrezzi da. Ah, beh, mi devo spostare. Attrezzi da giardinaggio. Frugando tra gli attrezzi, vedi che molti sono arrugginiti e inutilizzabili. Ma quando stai per arrenderti e per andartene, noti che uno è ancora in condizioni passabili. Ottieni l'oggetto comune berretto da capitano, amore. Cosa serve Ci nella sarà. ricerca? Potrebbe essere un indizio. Beh, Vecchio lupo di mare, mentre bastardo. pure ti dà più sapienza, non so. Ma perché me ne gira così? Cosa fa? Ok. Quando effetti una prova di socievolezza di cos'è, puoi convertire. Ah, buono. Automaticamente, perfetto. Di carisma. Sì, capitano incute carisma. Incute carisma. Incute, va Va. bene. È una paura il carisma. Allora. Fase Ha tanto limite. carisma quello. Che prova a carisma. Michael McGlenn ha un sussulto quando un insetto gli punge il collo. Vabbè. Lasciando Questo una. sei te proprio, Questa app è bellissima. Proprio non sanno cosa farti fa a volte. Lasciando una ferita minuscola che genera subito un orrendo bubbone di pus verdastro. schifo. Minchia, subisco un danno a faccia in giù e un orrore. Allora. Senza fatti fare neanche un tiro? Niente. Poi, amore. Che lo mette qui giù? Vabbè, danno a faccia in giù è un orrore. È un orrore. Ah, a faccia in giù. Sì. Sì. Ah, perché quelli sotto mette. Capito, capito. Sotto ci mette quelli girati e sopra quelli scoperti. Ok. Allora. Tocca a me, giusto? Da un momento all'altro suonerà il campanello, va bene, della cena. Sì, tocca a te. Allora, parla con la cuoca, magari? La cuoca qual è? Fammi vedere che non mi ricordo. Anzi, no, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. E invece no. Vado qui e fai questo di ricerca. Scusa, eh. Cerca, ok. Dietro a un barile di mele c'è un oggetto che potrebbe tornarti utile nell'indagine. Ottieni l'oggetto comune lanterna a cherosene. E poi scarta il coso. Oggetto unico? Sì. Quelli sono buoni. No, qui c'è lampada d'olio. Lanterna. Lanterna non mi trova nulla. Aspetta. Aspetta.
L'antenna di kerosene è un oggetto normale, hanno sbagliato. Vai, Ah, ok. oggetto comune. Oggetto comune, lant. Ok. Vediamo cos'è. Un atto investigatore entro città diventa frastornato. Perché? Perché a volte ti ricordi che puoi essere posseduto Alla oppure. luce. Perché a volte gli atti investigatori ti possono attaccare, possono diventare corrotti o cose del genere. Ah, è vero, verissimo. L'ho dimenticata già. E Ok. niente, tutto questo casino per un cavolo, va bene. C'è una natazione. Torna di là, tutto al più. Ah no, le ho già fatte due. Due. No, tocca a te. Io guardo l'altro punto qui. C'è. Calve sembrava essersi appassionato al giardinaggio. Ok. Ah, non me la fa fare, quindi non conta. Apro la porta. Un Questa qui. cane. Quando giri la maniglia della porta, un grosso cane emerge dall'oscurità, latrando ferocemente. Poco dopo i latrati lasciano il posto a un ringhio inferocito che ti convince ad allontanarti dalla porta. Evidentemente Carve non permetteva ai suoi ospiti di entrare in cortile, non puoi biasimare il cane, che fa semplicemente il suo lavoro, collocare il segnalino persona come indicato, quello del cane. Guarda un po' se c'è. Davanti alla porta, lì, all'uscita mi guarda. Ecco. Cibo cane mi mette Gabriele Carillo, ok? Forse persone generiche, aspetta. Sì, persone generiche. Ancora. Lui è lì. Ah. Poi, quando ti allontani dalla porta, noti qualcosa che potresti usare. Ottieni l'oggetto comune fiaschetta. Poi, Fai cicchetti? davvero. Boh. Fiaschetta, eccola qua. Vediamo un po'. Quando sull'app clicchi sul cane abbaia. Allora, la fiaschetta fa potenzia. Cos'è? Intelligenza. Poi scarta questa carta. No, la sapienza. Sì. Ok, io avrei No, volontà, un'attrazione. scusami. Tanto non posso uscire, non posso fare niente. Avrei un'attrazione e torno indietro. Fase limiti. Secondo me scatta adesso la cena, mi sa. Mi sa anche a me. Infatti, sì. Il suono di un Immaginavi. campanello invita tutti a riunirsi per il pasto serale. Vi state dirigendo verso la sala da pranzo assieme agli altri ospiti. Quando improvvisamente le luci si spengono e l'intera villa sprofonda nell'oscurità. Collocate un segnalino oscurità in ogni casella del tabellone. Tutte. Inizia a mettere segnaliti in tutte le caselle, anche quelle fuori dove c'è il cane, ovunque. Tutte. Sì, anche tu aiutami. No, Magari te la guarda, ti passo. faccio io un trucco per far prima. Dove sei? Vai su una in particolare, una, quella che hai messo ora. Fai Ctrl-C. E poi Ctrl V e ne Ancora una. crei. Sì. E poi Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vai, Ctrl V. Almeno fai veloce. Ah no, basta che fai clone. Ora. Sai che adesso l'assassino può agire tranquillamente, lo Lo sai? so, anche qui, anche qui. Ho già fatto. Fatto tutto. Ok, allora. Poi ogni investigatore subisce un orrore a faccia in giù, però con un tiro di sapienza neghiamo. Quindi prima fallo te. C'è la testa, Allora, cos'è? sapienza 3. Volontà, volontà, volontà. Volontà 4. Vai. Tanto Aspetta, vediamo se c'ho qualche carta che mi aumenta il coso della volontà. No. lo Va, faccio io, vai. vediamo, aspetta. Ok, io ho negato, basta un successo. Sì. Proprio un successo ho Ok. fatto, Male, mamma. ma bene. Deve essere il quadro dei fusibili. Mi ha dato dei problemi tu tutta la settimana. Tuona la voce di Carvi da qualche parte nell'oscurità. Datemi solo qualche istante e vado a rimettere in funzione. Ognuno trovi una sedia e si metta comodo. Sentite il fruscio di molti passi, ma i vostri occhi hanno difficoltà ad adattarsi all'oscurità. E perdete di vista la posizione degli altri all'interno della casa. Rimuovete tutti i segnalini persona dal tabellone. Ah, cazzo. Mettiamoli da parte in una zona, così li possiamo rimettere. Sì. Perché così. Anche Quindi anche Carve. al maggiordomo, sì. Però possiamo prendere gli oggetti adesso. Però anche il cane. Oh, sì, anche il cane.
il cane va a passare lui. Vai. Passano alcuni lunghi momenti nell'oscurità prima che alcuni tonfi soffocanti alternati a colpi più secchi giungano da sotto il pavimento. Minchia. Cos'è, Hogwarts? Per qualche istante tutto si fa silenzioso, poi un urlo terrificante che echeggia nella notte e con apprensione riconoscete la voce terrorizzata di Thomas Carvey. Da qualche parte nel cuore della villa deve essere accaduto qualcosa di al padrone di casa. Trovate l'origine, è troppo bello sto gioco. Trovate l'origine delle grida e riattivate le luci della casa per scoprire il motivo del panico di Carvey. Ogni investigatore subisce due errori, però con la chiorba, volontà nega. Proviamo. Ok. Però mi sembra devi fare uno solo. Aspetta. Ok, un negato, se no prendi due errori. Ok. Ah, un negato. Vai. Fase degli investigatori, tocca a te. Allora, ma non c'è qualche regola che quando cammini con l'oscurità rompi le scarpe? No, c'era un problema per i combattimenti. Unicamente okay. Per i combattimenti, non per altro. Quindi, uno e due. Ok, io vado a prendere questo, che prima non me lo faceva vedere. Qui sopra, sì, dovrebbe andare. Sì. Uno strano amuleto è stato lasciato sul tavolo laterale. L'unica cosa, aspetta un attimo, fammi fare un save qui, che non si è mai fatto. Sì. Che cacchio era, prima di fare una cavolata, era... Ma dov'è la salva? Ah, eccolo qui. Case, prima parte. Com'è per ora? Ti garba? Sì. Le voglio anche fisiche, te lo dico. Lo so. Nell'oscurità intravedi una figura che si avvicina all'armadietto. Quando chiedi di chi si tratta, la figura si ritrae in silenzio tra le ombre. L'amuleto risulta... liscio al tatto quando lo prendi in mano, approfittando dell'oscurità lo afferri e te lo infili in tasca. Sicuro che ti tornerà utile nel corso dell'indagine, ottieni l'oggetto comune e protezione degli antichi. Ok. E poi scarta. Protezione degli antichi. Gli antichi, eccolo qui. Quando un mostro ti attacca, tira un dado aggiuntivo. Ecco, okay. Questa è una cazzo di figata. Questo è buono da morire. Allora. Fase dei miti. Fase dei miti. Ogni misera fonte di luce minaccia di estinguersi da un momento all'altro. Questo evento dei miti è effetto sugli investigatori con una fonte di luce. Te. Io. Te pare. In uno scatto di disperazione giuri di affrontare l'oscurità anche senza la tua luce. Che comunque non riuscirebbe a proteggerti dai veri errori che devi affrontare. Subisci un orrore... Quindi lo subisci, non a faccia in giù, è proprio un errore. Ecco. Ma io non so, a faccia in su quindi. Eh sì. Te pare. Cosa dice? Ah sì, ok. Beh. Quando effettui una prova di... tira un dado in meno, ok? Sì. Poi scarta un potenziamento e lascia cadere una fonte di luce. Potenziamenti non ce l'hai, però devi scartare la fonte di luce. La lanterna. E te pareva che la mia fosse veramente una persona intelligente, a modino. Quindi devo togliere la lanterna. Sì, l'hai persa. Rimettila nel mazzo e mescalalo. Cioè, non lo mescola, scusa, rimettilo fra gli oggetti. Poi, dal disimpegno che è già un fruscio. A quanto pare qualcuno sta frugando tra gli averi di Carvey. Scartate questo segno di ricerca. Cazzo. Dove sei te? Dove sei te c'è del rumore, no? Sì. E questo qui sparisce. Questo. Qualcuno ha tolto quello, sì. Bastardo. Vai, cattivo amore. Piccali tutti. Uno e due. Ok. Io voglio questo. Guarda, se è ancora il mio turno, me lo portano via, mi incazzo. C'è qualcuno. 1, 2, vai, fase dei miti. Picchio tutti, picchio. Un lontano stridore si intensifica gradualmente fino a farvi scoppiare le orecchie e battere i denti. Questo evento di miti ha influenza su ogni investigatore, quindi tutte e due.
Ti tappi le orecchie nel tentativo di rendere il frastuono a malapena sopportabile. Subisci due errori a faccia in giù con testa, volontà, meno uno, nega. Quindi io tiro a tre. Negato. Vai. Io sono... Aspetta, volontà 4. Quindi 3. Perché è meno 1. Aspetta. Metto un altro... No, no, ne basta uno. Ah, vabbè. Te lo dico io quando ne serve di più. Ok. Fatto, comunque. Ok. Vai, tocca a te. Allora, io prendo questo... Questa ricerca qui che c'ho, dove sono io, in biblioteca. Quella lì, ok. Sì. Un antico tomo è custodito all'interno di una teca in vetro chiusa a chiave. Ok. Sfonda tutto. Una figura sfuggente si avvicina alla teca. Evidentemente un altro invitato ha avuto la tua stessa idea. Nel buio non riesci a capire di chi si tratta, ma quando fai un passo per avvicinarti, la figura si dilegua. Qui tutti provano a rubare. Sì, 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 perché sicuramente Thomas Carvey è morto e allora stanno appropriando di tutto. Pensi di poter scassinare la serratura della teca con un minimo di impegno. Tocca per tentare di risolvere il rompicapo. Oh, e ora come si fa, cazzo, che ce l'ho io l'app? Allora, usando occhio, però te occhio c'hai meno uno ora. Sì. Quindi avresti percezione 2. Ah, ok, ok, sì, te lo devo fare io, purtroppo. Ah, vabbè, fammelo tu. Quindi, primo tentativo è fallito perché comunque c'ho due mosse soltanto. Quindi chiudi, ne fai un altro. Mm-hmm. Alla tua seconda azione, no? Sì. Ora, a regola, dovrei averne 4, quindi dovrei fare... Così. Sì. Vai, risolto. Ah, cazzata, okay. Stai. Quindi tolgo il segnalino. Sì. La teca in vetro si apre con un piccolo scatto. Tieni l'oggetto comune tomo dei segreti. Aspetta, amore. Non riesco a... A far cosa? A far mettere sta carta qua dentro nel mazzo. No, aspetta, bisogna vedere se è quello però il mazzo. Vedi? Dovrebbe essere questo, sì, oggetti comuni. Vabbè, è uguale, che se ne frega. La metti lì. Quante si bug. Search. Cos'era Tomo? Tomo dei segreti. Ok. Eccolo qui. Quando effettui una prova puoi diventare ipnotizzato per convertire tutti gli indizi in successi. Questa sarà una figata. Ottimo. Allora, ora. Però, lo sai cosa toccherebbe fare? Scoprire a quali invitati interessavano questi oggetti. La spada interessava al baffetto che stava lì, vicino a quell'amuleto. L'amuleto tu sei riuscito a appropriartelo. E a chi interessava? Il tomo dei segreti, a chi interessava? Capito? Infatti, boh. Le foto! Le foto che c'hai te! Si potrebbero vedere. Fai vedere. Allora. Conferma. In una foto un uomo che potrebbe essere il padre di Bruce presenta a Carver il figlio dall'espressione nervosa. Una fotografia raffigura Elizabeth mentre ride. Un uomo di bell'aspetto al suo fianco poggia un braccio sulla spalla di Carvey. E sembra che i due abbiano appena condiviso una battuta o uno scherzo di qualche tipo. In un'altra fotografia, Jean tiene in mano un certificato di autenticità mentre Thomas Carvey tiene uno strano libro stretto al petto. Ecco, quindi magari alla sua assistente interessava il mio tomo. L'ultima fotografia riproduce Carvey e May. L'uomo sussurra qualcosa all'orecchio della donna che porta una mano davanti alla bocca. E magari a lei Nguyen, lì come si chiamava, interessava l'amuleto. Non lo so. Allora, vado qui e guardo la spada. Sì. Nell'oscurità senti passi e borda di qualcuno che si avvicina e riesce a malapena a distinguere la sagoma di altre due persone che puntano verso la spada. Quando tenti di identificarli, gli altri si ritraggono nell'ombra e scompaiono.
Almeno sono caca sotto. Se vuoi sganciare la spada dal supporto, devi mettere in equilibrio con attenzione i cuscini imbottiti del divano. Quindi devo tirare l'ala. E Erano agilità. due. Erano due persone, quindi Sì. Eh lei e l'altro baffetto, perché lei era in salone. sì. Ok, Non un mi ricordo successo. di chi era Ah allora. no, uno però. Mettiamone due, vai. È sparito già un altro oggetto. Quando è quella del corridoio. Sollevi la E poi spada c'era dal suo l'amuleto. supporto e stringi la solida impugnatura nella tua mano. Ottieni l'oggetto comune, lanterna incantata. Che cazzo c'entra? Dammi lanterna incantata. Cioè, pensavo fosse la spada. Bella, no. Lanterna incantata. Mi sa che è forse un oggetto unico. Perché qui non c'è. Vediamo. Non è neanche oggetto unico. Lan. Mi dice che è rosene. Lanterna incantata, niente? Ecco, lama incantata. È sbagliata la loro app. Infatti mi sembrava strano lanterna incantata. Eccola qui. Qui, Dov'è? la tua cosa. È una spada. Ti giuro c'era scritto lanterna incantata. Ora poi lo voglio rivedere dal video, però. Minchia, c'ha forza 3 questa, fa 3 danni, oh. Questa ti spacca di brutto. Poi alla faccia. Allora, ora che Buono, sei buono, diventato almeno eroe tu, ci fase si può limite. difendere. Magari tu devi andare a vedere quell'indizio su dove c'era il cane. Eh sì. Uno strano vapore colorato satura l'aria. Questo evento limite effetto su ogni investigatore nella stanza biblioteca. C'è nessuno? No. Sì, io. Ah, ok. A te. L'inquietante foschia penetra in ogni tuo pensiero. Diventi frastornato. Ti chiedi che cosa sia questa nebbia e da dove provenga. Devi fare un successo sul libro. Sapienza. Vai. Aspetta. C'ho intuizione arcana. La tua mente è invasa da una serie di immagini violente mentre ti sforzi di riprendere il controllo dei tuoi pensieri. Devo fare un tiro a tre? Sì. Sì. No, aspetta. Ah, ma un incantesimo il mio. È un incantesimo. Lo devo fare per forza? O No, c'è non per singhiozzo? forza, no. È un incantesimo. Allora, lascio aperto. Quanto devo fare io di tiro? Scusami, Uno. amore. Sapienza 3, ok. Ok, boia. Ma allora. Vai, tocca a te. Allora, faccio sacchete. E voglio vedere se mi fa aprire sta maledetta porta qui adesso. Vediamo. Sì, stavolta sì. Allora, provi ad abbassare la maniglia, ma scopri che la porta è chiusa a chiave. C'è qualcuno lì? Mister Carvey? La voce cortese del maggiordomo echeggia nell'oscurità. Collocare il segnalino persona come indicato. Quindi metti il maggiordomo lì. Esatto, proprio lì. Era una donna, va bene. Ok. Ah, l'ospite speciale di Mister Carvey. Ero piuttosto preoccupato. La luce dovrebbe già essere tornata da un pezzo. Può raggiungere lo scantinato e Mr. Carvey attraverso il suo ufficio, per favore. Rintracci il mio padrone. Ecco, le apro io la porta. Il maggiordomo armeggia per un istante con una chiave, poi apre la porta e ti invita ad entrare con un gesto. Nell'oscurità intravedi la sagoma indistinta di una scrivania. Collocare la tessera ufficio. Ok, aspetta. Ufficio. C'ha una tessera con due divisa in due, giusto? Divisa in due e ce n'è una che c'è, un tavolo con una fioriera e un divano accanto. E dall'altra parte c'è una porta grigia. Con dei mobiletti piccolini. E c'ha un tavolo con la sedia rossa, con due poltroncine dall'altra parte. Sì. Quello. Ok. Allora, si mette per così. Leva. Aspetta, questo qui tanto va via. La blocco. Ok, ora.
Io entro automaticamente. Entri, allora, appena entri davanti a te sulla libreria, quella dall'altra parete, mettici un segnalino ricerca. No, no, qui. Poi sul tavolino laggiù al centro metti la scrivania di Carvi coperta di libri. Un'altra ricerca. E poi in fondo alla porta mettici un segnalino esplorazione. Proprio come aveva detto il maggiordomo, una porta sul lato opposto della stanza conduce alla parte interna della casa. Ok. Ok. Allora, visto che mi manca uno. Un'azione. No, no, aspetta, uno sono andata giù. E la seconda azione ha Ah, è aperto vero. cosa? Sì, è vero, è vero. E io dove vado ora? Boh. Vai su magari nella veranda, perché lì c'è ancora i punti per... Magari vai lì. Allora, magari non c'è Non più è il cane. sufficiente separarsi, però... Ah, fase di investigatori. Dei No, dei miti. miti, sì. Libri, fogli di carta e altri piccoli oggetti iniziano improvvisamente a turbinare nell'aria. Questo evento di miti ha effetto su ogni investigatore in biblioteca. Nessuno. Ah, aspetta, la Niente. gatta, un attimino. Casino che fa sta gatta? E niente. Siamo messi bene, insomma. Sicuramente Carvey è bello che è morto. Ha fatto un urlo da così. Allora, adesso basta. La voce del maggiordomo echeggia da un punto imprecisato della casa e un istante dopo, con un tremolio, le luci si riaccendono. Ok. Un demone. Scartate tutti i segnalini di oscurità dal tabellone. Quindi leviamoli tutti. Sì, Così. fai un gruppetto come sto facendo io qua giù e poi. Tanto non li elimina, potrebbero riservi. Ah, io intanto il libro che chi me ne frega. Tanto poi si rimettono. Ho colone. Basta che vedo tutti quanti tolti. No, Ok. poi. Poi. Il maggiordomo si dirige in tutta fretta verso lo scantinato, a collocare la tessera al ripostiglio dello scantinato. Guarda un Adesso basta. Adesso. po'. Sì. Lui Ha sa qualcosa, urlato. insomma, Adesso no? basta. Ok, trovato. Questo va così. Aspetta, questa si leva. Tipo Ma quanto è grande sta casa? Oh. villa Vanderbilt. Allora, così. E di qua c'è una parete. C'è una parete. Allora, davanti a quella parete che ho messo ora, amore, un segnalino di ricerca. Una figura spettrale accasciata in un angolo. Nata a destra? Ah, Qui davanti. ok. Thomas Basta. Carvey giace a terra senza vita. I suoi occhi sbarrati fissano il soffitto, il suo cadavere è circondato da mozziconi di candela. Il suo corpo sembra ustionato o avvizzito, anche se non sente odore di carne bruciata. E praticamente è Insomma, abbiamo finito la missione. qui. Sì. Partite bene. Poi il maggiordomo sembra sconvolto. Mr. Carvey! Ora, il maggiordomo va qui. Che è una donna, Una l'icona, va bene. maggiordoma. La cuoca si pulisce le mani accanto a un dolce completo a metà. Quindi la cuoca, qual era che si era messa prima? Questa quell'altro generico, questo. qua. Dov'è? Quella lì, sì, brava. Qui. Bruce cammina avanti e indietro per la biblioteca. Quindi va messo Bruce, quello lì, va Ecco messo lì. qui. Qui. Elizabeth seduta al tavolo da pranzo si tiene la testa tra le mani. Al tavolo da pranzo, lì, brava. Poi Jean sfoglia rapidamente le pagine di un libro, collocare Jean Spencer come indicato. Dove ho trovato la spada? Nella stanza sopra, nel quadrante sopra. Esatto. Dove abbiamo iniziato? Lì sul pavimento a scacchiera.
May passeggia nel disimpegno occhieggiando la porta con aria speranzosa. Ora che Lucia è tornata può interrogare gli altri ospiti. Ok. Proprio classico cena con delitto, eh? Sì, sì, sì. Vai, tocca a te. Allora, io rimango nella zona dove c'è il corpo perché vado a controllare tutto. Allora, visto che ci sono, c'è un punto di ricerca qui. Vediamo un po' che cosa c'è. Cosa c'è? Quello lì era una valigia chiusa a chiave. Ok, sfondiamola, gli do un calcio. Pensi di poter scassinare la serratura? Tocca per tentare di risolvere. No, rompicapo, mamma mia. Usando no. Occhio. Occhio. Percezione. Allora, vediamo un po'. Questo non si muove. Questo si potrebbe muovere su, ma non serve a niente. Questo servirebbe prima questo. Faccio così. Questo così. Quindi la prima azione l'hai fatta. E con la seconda, vediamo se lo risolvo. Purtroppo quando non c'ho l'app sotto mano. Infatti. Vai, risolto. Allora. La valigia si apre con uno scatto. Ottieni l'oggetto comune automatica .25. Poi una pistola. Ma allora. Sparo tutti, sparo. Io sparo. Lo sai cosa puoi fare? Puoi attaccare anche da una casella di distanza, eh? 25? Sì. Punto 25? Ok. Calibro 25, sì. Puoi attaccare anche dalla distanza. Quando attacchi questa carta puoi convertire boia. Pure. Facciamo scambio. Ce ne sono due di oggetti che fanno questo, sai. A, B, A, B. C'è la pecora. Allora, da qui vado. Vado qui e qui. Vai, fase di miti. Lily Chen sente una mano sferrare delicatamente sulla nuca, ma il tocco è talmente gelido che trasmette una serie di brividi incontrollabili. Quando i brividi non accennano esaurirsi, Lily Chen colpisce. No, si colpisce. Capisce di aver inspiegabilmente contratto una febbre micidiale. Lily Chen subisce 3 danni a faccia in giù, ma con forza 1 nega. Allora, con forza 1 nega, io ho una carta che mi dà anche un punto in più di forza, quindi ne ho 5. Vai. Perché lei spacca tutti. Però condizione. 2 successi. Però le carte condizioni non ci sono tutte qui. Aspetta. Poi diventa ipnotizzata. Però il problema è che non c'è. Vabbè, vediamo sul manuale se dice qualcosa. Aspetta. C'erano le condizioni. Ah, ecco lei. Ah, non c'è perché servirebbe il manuale dell'espansione. Sono carte dell'espansione. Vabbè, pace. Ok, fatto? Sì. Anch'io uguale. Ok, niente. Le luci di casa lampeggiano, uno strano ronzio echeggia nell'aria mentre una sensazione di terrore crescente vi attanaglia allo stomaco. La voce di Carvey elenca sussurrando: ma come ne è morto? I nomi degli occupanti della casa, ma non riuscite a capire da dove essa provenga. Ogni investigatore subisce 4 orrori a faccia in giù, ma con la testa neghi. Ma allora, Carvey, ma sei morto o non sei morto? Te, Che palla, col con la testa, megafono. con la volontà, Siamo troppo forti, è negato. non me la tira. Convertine Dicevi? uno, vai. Vai. Allora. Vai, ultima fase e poi ci si ferma qui. E la parte 1 Sì. finisce qui, vai. Vai. Tocca a me. Sì. A Qui e controllo sto punto ricerca qua. Chi era la Sì. scrivania? Ok, semplicemente. In mezzo alle scartoffie trovi quello che sembra essere il diario personale di Carvey. Ottieni l'oggetto unico vecchio diario. Ah, lo puoi leggere dall'app. Poi se lo te lo leggo ora.
No, lo leggi subito. Diario. Diario. Cazzo, l'ho chiuso. Aspetta, Fede. Diario. Diario personale, qualcosa, guarda. Cosa c'hai con diario? Aspetta, guarda anch'io. Ce ne sono tre. Diario dello scriba, diario del palombaro o diario della spedizione? Mi sa che si sono dimenticati No, qualcosa. ma forse è oggetto unico, aspetta. Infatti. Vecchio diario, quello lì. Eccolo qua. Allora, te lo leggo. A quanto pare Carvey si è mischiato in cose che andavano oltre la sua portata. Scopri che aveva trascritto le pratiche utilizzate in vari rituali e le formule di alcuni incantesimi, uno di quali potrebbe tornarti utile nelle indagini. Ti chiedi quali altre informazioni possa contenere il diario. Ottieni l'incantesimo Agonia. Oppure Guarda un po' se lo trovi, Agonia. allora, da quello che ho capito, gli incantesimi te li devi guardare da solo. Sì, poi si guarderanno, vabbè. Perché non sono. Tanto io guardo, tu continua. Allora, o vado su o parlo con lei? Parlo con lei e poi vado su, vai. Sì. L'Elisabeth lì. Stringe nervosamente le mani. Dove si trovava quando le luci sono saltate? Chi può avere un motivo per uccidere Thomas Carvey? Accusa di omicidio. No. Dove si No, trovava? sì. Va bene, lo so che sembrerà disdicevole, ma... Beh, quando le luci sono saltate ho cercato di recuperare qualcosa che avevo dato a mio marito. Era soltanto un oggetto dal valore effettivo, ma quello sciocco l'aveva prestato a Carvey e Carvey si rifiutava di restituirmelo. Poi mi sono fatta strada a tentoni fino a qui. O gli fa un'altra domanda o vado su. Come vuoi te, amore? Chi può avere un motivo per uccidere Thomas Carvey? Dai, vediamo. Ha già pensato di parlare con May? Tom ha tenuto nascosti molti suoi segreti per anni. Forse la ricattava addirittura. Tom è molto intraprendente. Piotr, questo in lui l'ho sempre rispettato. Il bambino intraprendente. Jean Spencer ha i ferri corti con Tom da qualche settimana. A quanto pare si aspettava di ricevere da lui qualcosa di prezioso, ma lui ha deciso di tenerselo per sé. Forse, se era davvero tanto prezioso, Jean può avere pensato di prenderselo in altri modi. Bene. Ora qui. Dovrebbe Salvi. salvare da solo, però prima di fare una cacchietta, vediamo, aspetta. Ah, salve 10. Ok, qui ho salvato. Poi salviamo dall'app Games. Ok, per questa prima parte ci si ferma qui.